Al teatro Acacia l'apparenza inganna di Weber, adattamento di Tullio Solenghi e Maurizio Micheli, la simpatica storia di un contabile, François Pignon, vicino al suicidio. Ma sentiamo i protagonisti con Serena Esposito. Cacciate! Ma no, si chiama ottimizzazione, poi non è colpa mia, è colpa della crisi. La crisi è mondiale. È mondiale. Gli esuberi li hanno fatti dappertutto, alla Ford, alla Toyota, alla Mercedes. Ma quelli fanno le macchine, noi facciamo i preservativi. Ebbene, anche l'industria dei preservativi è in crisi. Purtroppo ormai anche lì ci sono i cinesi. I cinesi ormai sono dappertutto. Poi si sa, i cinesi fanno tutto a mano, anche... Frati, mi spiace, una bella stretta di mano, così, senza rancore, chi lo sa, capiterà di rincontrarci nella vita, Ti sei cascato, coglione! È un pochetto sì! Tullio Solenghi, una domanda al regista. Innanzitutto vogliamo sapere come sei riuscito ad adattare un prodotto cinematografico che ricordiamo è tratto dall'omonimo film di Weber al teatro. La riduzione è di entrambi, mia e di Maurizio. Io ho fatto la regia. Diciamo che la cosa che abbiamo voluto fare è mantenere questa continuo... saltare da una situazione all'altra, questa frenesia di racconto che c'era nel film. Siamo riusciti a mantenerla anche in teatro, anche perché usufruiamo di una scenografia a due piani che ci dà la possibilità di passare da un interno a un esterno, poi di nuovo a un interno, quindi c'è una sorta di montaggio anche nella versione teatrale. Questo fa sì che la storia sia sempre... vivace, sia sempre adrenalinica, che non ci siano mai dei momenti di calo o di stasi, insomma. Come ha reagito quindi il pubblico? Bene, devo dire molto bene, anche perché poi è una storia nella quale si trattano dei temi di grande attualità e quindi la gente si riconosce poi in un uomo che viene licenziato, che ha i problemi con la moglie, col figlio, nella discriminazione sessuale che spesso c'è ancora tutt'oggi in Italia, insomma problemi che si riaffacciano sempre, ahimè. Tullio, tu ti sei definito portatore sano di comicità. Qual è il segreto per mantenere così alto un successo che è durato e dura tanti anni? Come si fa a rimanere nel cuore del pubblico? Ma io credo che, intanto c'è un'impronta che è ancora quella che perdura, che è quella del trio, di sicuro quella è un marchio di fabbrica indelebile, e poi tentare di non rilassarsi, insomma, di stare sempre con, io dico sempre, con la passione a portata di mano, con la voglia di fare questo mestiere. Per cui tutte le avventure che ho fatto dopo sono sempre state in questa linea, in questa direzione. La ricetta, non c'è una ricetta. La nostra è sempre stata quella di non scegliere i percorsi normali, la prima scelta che ci veniva. Abbiamo sempre cercato di fare quella magari un po' più complicata, ma che poi rimane più incisa, impressa nella mente dello spettatore. Maurizio Micheli, interpreterai e interpreti François Pignon in questa storia. François è un personaggio che non ha risentito del passare del tempo, quindi un personaggio attualissimo. Come mai? Ci vuoi spiegare il motivo? Qui non è Pignon nella versione francese, naturalmente. Il mio si chiama Pino Tricarico, nome italiano, anzi un po' pugliese, diciamolo. Un nome che ho già adoperato in un film. Porta bene, allora l'ho ripreso. È una storia attuale perché si parla di ottimizzazione, che vuol dire poi licenziamento, quindi una base drammatica, un uomo di mezza età che viene licenziato non trova più posto dopo i 50 anni, no? E poi di omofobia, perché il suo direttore del personale odia gli omosessuali e lui si finge omosessuale per mantenere il posto di lavoro, perché una ditta che produce fra l'altro preservativi, se licenzia un dipendente gay, è finita, viene, va nell'occhio e non vede più niente. Quindi un personaggio attuale, uno che finge di essere un altro, e questa è la base del teatro comico, e che piano piano riacquista sicurezza, anzi acquista quella sicurezza nella vita che non ha mai avuto, da normale, tra virgolette.
Un racconto quindi che dimostra come tutto nella vita può cambiare da un momento all'altro, quindi un forte messaggio per chi nella vita si scoraggia. Eh sì, infatti l'apparenza inganna, perché uno sembra un'altra cosa, invece proprio quella cosa che sembra, che può apparire negativa o comunque diciamo minore, invece poi si rivela una cosa positiva e gli dà forza, diventa finalmente un uomo. Perché se ne va via con la sua macchinetta, mi piacerebbe che mi vedesse mentre... Mi piacerebbe molto, mi piacerebbe, già sparita, velocissima quella donna. Meglio così, lo leggerà domani sui giornali. Sempre se lo scrivo sui giornali, perché con tutto quello che succede oggi magari, vabbè, speriamo che mettano almeno la foto. Il mio nome lo sbagliano di sicuro. Io mi chiamo Tricarico, non è difficile, e invece ogni volta bicarico, li carico, una volta persino lo scarico. Ma che sei? Chi se ne frega? Ci siamo! Ci siamo! Miau! No, anche il gatto no, sta via di là. Vattene via, tu c'hai sette vite, io ce n'ho una sola, ma pure schifo. Va via, bestiaccio, va via! Una persona, perché sta città, prenda